paese dei barocchi, il paese dei cristalli. Arrivo qua dentro e rompo tutto. Sono corna, sono... cos'è? Che cos'è? Pervino. Pervino, bianco e rosso. Vino bianco, sì. Come viene fatto il cristallo? Tutto mano. A mano? Tutto, sì, tutto. L'idea del vetro, quindi del cristallo, è un'idea molto importante, no? I fenici erano famosi per la lavorazione del vetro e poi no, il nostro Murano, ma insomma il vetro da dove viene? Ecco, qui è interessante perché c'è un'origine. Qui nell'antichità veniva lavorato il vetro, probabilmente perché qui c'era la sabbia giusta, adatta per la lavorazione del vetro. E qui in Slovenia, in questa zona di Rogaška, effettivamente c'è una storia. Adesso veramente mi sono resa conto della difficoltà, della rarità e della capacità di lavorare il cristallo come che così, quelli che, cristalli che ci troviamo in casa e che a volte insomma non valutiamo per la difficoltà, l'importanza della costruzione, di come si fanno, fino ad arrivare a questa abilità incredibile. Ora mi rendo conto che cosa vuole dire produrre un cristallo. Thank you.